Buongiorno, ecco, continuo nell'opera di registrazione audio di questi dei racconti di questo bellissimo libro e siamo arrivati, e oggi ascoltiamo, siamo arrivati, non lo so, io ho un po' perso il segno. Oh, ok. I cinque fratelli. Un tempo in Cina vivevano cinque fratelli. Nessuno sa se fossero nati lo stesso giorno, ma sta di fatto che si assomigliavano perfettamente come cinque gocce d'acqua. Abitavano con la loro madre in una piccola casa in riva al mare. Si chiamavano primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Primo poteva ingoiare per qualche minuto tutta l'acqua del mare, secondo aveva un collo di ferro, terzo poteva allungare, allungare, allungare le gambe, quarto non veniva bruciato dal fuoco, quinto poteva trattenere il respiro quanto a lungo voleva. Ogni mattina Primo andava a pesca e in mezz'ora pescava abbastanza pesce da rifornire tutti i pescivendoli del villaggio. Un giorno un monello manifestò il desiderio di accompagnarlo. Primo non ne voleva sapere, perché fino ad allora nessuno era a conoscenza del suo segreto. Ma il monello insisté una, due, tre volte, finché non fu accontentato. Dopo che Primo si fu fatto promettere dal ragazzo che gli avrebbe obbedito prontamente, si diresse assieme alla spiaggia. C'era l'alta marea, ma oh, meraviglia! In un attimo il mare restò asciutto. Le piovre cominciarono a correre sulle loro gambe, i pesci a saltare in cerca di acqua. Il mare rivelò tutti i suoi tesori. Primo si tenne vicino alla spiaggia e fece buona provvista di pesci. Quindi, con le gote rigonfie, batté le mani e fece segno al ragazzo che era ora di tornare. Ma il monello non ne volle sapere, tutto occupato a raccogliere conchiglie. La resistenza di Primo stava venendo meno. Non è facile infatti tenere in corpo il mare, il quale, a causa del respiro, stava diventando sempre più mosso. Egli ripeté i segni disperati verso il monello, ma quello gli fece sberleffi e avanzò ancora più lontano. I gesti di Primo diventarono ancora più drammatici, ma lo stupidino faceva il pappagallo, gonfiava a sua volta le gote e agitava le mani. Ormai Primo aveva dentro un uragano, e dovette risputare subito. Ecco, intanto vi faccio vedere anche, vi faccio vedere come al solito la carinissima illustrazione. Ok, vedete cosa sta per succedere a non ascoltare Primo. Allora, ormai Primo va dentro un uragano, dovette risputare subito tutta l'acqua del mare, se non voleva scoppiare. E il ragazzo sciocco morì annegato. Quando Primo ritornò a casa, il papà del ragazzo lo citò in tribunale. Il mandarino assunse la carica di giudice, radunò il popolo e ascoltò l'accusa e la difesa. Naturalmente, nessuno credette alla versione fornita da Primo, il quale venne giudicato colpevole di omicidio e condannato al taglio della testa. Subito gli furono serrate le mani e i piedi con delle catene e Rino fu gettato in carcere. Questo sarà un refuso ortografico, e fu gettato in carcere, nell'attesa del mattino seguente, data della decapitazione. L'indomani, mentre già gli stavano applicando la canga per portare al luogo del supplizio, Primo chiese al mandarino: Vostro onore, permettete che vada a casa per dare l'ultimo addio alla mamma? Più che giusto, rispose il mandarino. Così Primo corse a casa e Secondo, all'insaputa di tutti, si sostituì a lui. Poco dopo ritornò, salì sul palco e mise la testa sopra il ceppo. Il boia alzò la scure e l'abbassò con forza. Le donne si coprirono il volto con le mani per non vedere, ma il condannato si alzò con la testa intatta. Si trattava infatti di Secondo, quello con il collo di ferro. Giudice e popolo si imbestialirono. Buttarono Secondo in carcere e decisero di farlo morire per annegamento.
L'indomani, mentre gli stavano applicando la canga, Secondo chiese al mandarino: Vostro onore, permettete che vada a casa per dare l'ultimo addio alla mamma? Più che giusto, rispose il mandarino. Secondo corse a casa e Terzo, all'insaputa di tutti, si sostituì a lui. Quando lo scagliarono tra le onde del mare con una palla di ferro ai piedi, le gambe cominciarono a allungarsi e allungarsi fino a toccare il fondo. Così la testa di Terzo restò sopra le onde e pareva che andasse a spasso sorridente. Ancora uno smacco, dunque, ma il giudice non si diede per vinto. Stabilì di farlo morire bruciato. Il condannato passò la notte in prigione. L'indomani, mentre gli stavano applicando la canga per portarlo al rogo, egli pose la stessa domanda al mandarino e ne ottenne l'assenso. Questa volta fu quarto che, all'insaputa di tutti, si sostituì a lui, per cui, quando lo misero sopra la catasta di legna, la legna fu consumata dal fuoco, ma Quarto restò là vivo e anzi neppure sudato, perché si era procurato un ventaglio di avorio e si sventolava elegantemente. Non restava che il supplizio più disonorevole, l'impiccagione. Si decise di non aspettare il mattino successivo e di procedere subito. Stessa domanda da parte del ragazzo e stesso assenso da parte del mandarino. Quarto corse a casa e Quinto, all'insaputa di tutti, si sostituì a lui. Venne impiccato con una robusta corda al ramo di una grossa quercia. Sotto l'albero vennero poste quattro guardie. Quinto restò appeso tutta la notte e anche un bel po' del mattino. Le guardie non si permisero un minuto di sonno. A giorno inoltrato il giudice venne e fece staccare il cadavere perché fosse sepolto. Mentre gli toglievano il capestro, Quinto si svegliò, sbadigliò e disse: Cielo, che bella dormita! Allora il giudice, parecchio cocciuto ma non irragionevole, disse a tutto il popolo riunito: Non c'è verso di far morire questo giovane. Siete voi stessi i testimoni che abbiamo provato in tutti i modi. Si aggiustò gli occhi sul naso e, guardando intorno con gli occhietti a mandorla, aggiunse: Vuol dire che costui è innocente. Sì, gridarono tutti in coro. E fu così che i fratelli poterono riprendere la loro vita tranquilla assieme alla vecchia madre nella casetta in riva al mare. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata.